Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti. Cari amici, il Napoli fallisce un altro obiettivo importante. Il Napoli fallisce un altro appuntamento, di quegli appuntamenti che ti mettono in condizioni veramente di fare un passo avanti. La super sfida con la Juventus, valevole mai come questa volta in modo importante per il quarto posto, cioè posizione Champions League, il Napoli fallisce l'appuntamento e perde a Torino contro la Juventus per 2-1. Quindi la Juventus va sopra di 3 punti e si piazza al quarto posto. Adesso per il Napoli si fa veramente difficile raggiungere una posizione Champions League, anche se non tutto è finito. Perché davanti al Napoli c'è l'Inter capolista che non molla, il Milan che non molla, poi c'è la Juve e dietro c'è anche la Roma che si fa sentire. E allora purtroppo finisce male questa super sfida del Napoli contro la Juve. Sinceramente devo dire innanzitutto che la Juve ha meritato la vittoria e che se eventualmente il Napoli questa partita sarebbe riuscito a pareggiarla, secondo il mio modesto avviso non avrebbe nemmeno meritato il pareggio. Per quanto riguarda l'arbitraggio c'è un rigore negato alla Juve molto netto, come c'è un rigore negato al Napoli molto netto. Netto anche il rigore del 2-1 messo a segno da Insigne, però malgrado questi errori da parte dell'arbitro dobbiamo dire che è stata una partita arbitrata nel modo giusto, senza orrori e favoritismi, come spesso è accaduto, a favore dei bianconeri. Quindi arbitraggio giusto, risultato giusto, Juve vittoria meritata, 3 punti sopra il Napoli meritatamente. Questo è il mio primo commento riguardo questa brutta sconfitta del Napoli contro la Juve. Nel primo tempo, subito all'inizio della gara, si è visto che la Juve aveva un approccio diverso per questa gara, cioè aveva più fame del Napoli per la vittoria. Il Napoli invece, garbatamente, molto tranquillo, molto lentamente, cercava di attenuare il più possibile gli attacchi della Juventus, ma con una prodezza di Chiesa che si è bevuto mezza difesa, il suo cross è andato al centro e come sempre fortunatissimo Ronaldo nella posizione giusta ha messo a segno quell'1-0 che ha tagliato le gambe al Napoli. Gambe che oggi già erano abbastanza molli per quanto riguarda il primo tempo. Quindi per tutta la durata del primo tempo la Juve meritatamente ha mantenuto il vantaggio, mentre nel secondo tempo ho visto un Napoli leggermente più volenteroso, più offensivo e più disposto a cercare di pareggiare la gara. C'è stata anche qualche buona occasione, ma con tiri assolutamente lontani dalla porta di Buffon. E così il secondo tempo ha dato a tutti, certamente a me moltissimo, l'impressione che il Napoli difficilmente riuscisse a pareggiare questa gara. Sinceramente a me non ha dato mai l'impressione che il Napoli potesse recuperarla la partita, perché oltre a una Juve molto concentrata vedevo il Napoli proprio con poca grinta, con poca determinazione, anche se rispetto al primo tempo con una volontà e un agonismo maggiore. Ma poi alla fine quello che conta è il risultato.
Di positivo c'è che Insigne, dopo quel famoso rigore sbagliato in Supercoppa che ci costò quella coppa, questa volta, anche questa volta, l'ha messa in rete, anche se il rigore a poco è servito per il Napoli, se non altro per il gol della bandiera. L'unica nota positiva, certamente un'altra nota positiva in difesa è stato Koulibaly, perché ai noi se in questa partita come in quella precedente sarebbe mancato Kalidou, sarebbero state veramente molte di più le problematiche per il Napoli. Bene anche Rachmani, bene, rientrato dopo un leggero infortunio. Peccato, veramente peccato, perché il Napoli dava veramente prima di questa gara l'impressione che potesse battere la Juve anche per il momento negativo dei bianconeri. Ma il risultato era importante per la Juventus, questa gara era determinante per la Juve per poter innanzitutto superare una diretta antagonista per la Champions League qual era il Napoli, quindi distanziarlo di 3 punti e soprattutto per uscire da quella mini crisi dopo l'eliminazione dalla Champions League con risultati abbastanza clamorosi come la sconfitta con il Benevento e il pareggio con il Torino, avuto proprio in extremis e con molti dubbi, molte chiacchiere. Quindi la Juve come al solito non fallisce questa occasione, mentre il Napoli sì, e purtroppo adesso dobbiamo vedere che cosa succede. Oltre a vincere il Napoli deve anche sperare a questo punto di un passo falso sia della Juve e sia dell'Atalanta, primi diretti avversari per quanto riguarda la Champions League. Sinceramente la vedo un po' dura, però il calcio ci ha insegnato che mai dire mai, proprio perché il pallone è bello, perché è imprevedibile. E allora, cari amici tifosi del Napoli, incassiamo questa sconfitta, almeno possiamo dire che è stata una sconfitta per il Napoli meritata, che non ci sono stati orrori arbitrali, quindi tutto bene. Quando l'avversario gioca meglio e merita la vittoria, chapeau, tanto di cappello alla Juve. Bisogna essere sinceri, obiettivi, sempre, altrimenti assolutamente non è lecito fare un commento sportivo. E allora, cari amici, speriamo che già dalla prossima il Napoli possa riprendere quel cammino positivo che aveva così portato il Napoli in ottime posizioni sino a prima di questa gara. Riprendiamoci, abbiamo fiducia perché la squadra c'è e sono rientrati calciatori importanti. Speriamo che rientri in forma Lozano, perché già è la seconda gara che lo vedo molto poco pronto, naturalmente perché è stato molto tempo fuori, e quindi speriamo, perché se ritorna in forma Lozano, Osimhen lo vedo molto in forma, anche se secondo me meriterebbe qualche minuto in più da Gattuso, però davanti c'è quel Mertens che ha tolto sempre le castagne dal fuoco a Gattuso e anche al Napoli. Quindi aspettiamo, intanto incassiamo sportivamente questa sconfitta e come sempre vi dico, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.